Ponte San Giovanni ha preso ufficialmente il via il progetto di riqualificazione dell'area Lido-Tevere. Su iniziativa delle locali associazioni Stradarte Fuori dall'Ombra, con il sostegno della Consulta dei Rioni e delle associazioni di cui da poco sono entrate a far parte, il parcheggio in prossimità della nota discoteca è stato bonificato rispetto ad un'incuria che nel tempo lo aveva reso inaccessibile. D'arte Fuori dall'Ombra hanno pensato di dare lustro al luogo ideando un mercatino artigianale con cadenza settimanale da tenersi ogni sabato. L'intento appunto di prima di tutto riqualificare il territorio che era altamente degradato, ridare a questo posto anche la possibilità, quando non c'è il mercato, ai bambini e alle persone di giocare, e dare anche un po' di turismo a questo posto perché non c'era più niente. Poi chiaramente dare lavoro, cercare di dare spazio a persone che non hanno grandi le partite IVA o chissà che cosa, no? Ma un commercio semplice, contadino e artigiano, artigiani veri e contadini biologici o non, però veri, che coltivano. In più, ecco, c'è tutto un associazionismo che vogliamo promuovere per aiutare gli altri, per cercare di dare una mano, insomma, di dare una mano a chi ne ha bisogno. Il contributo dell'associazione Fuori dall'Ombra in parallelo con Stradarte è stato abbastanza grosso, perché la mano d'opera è stata data da questi ragazzi che provengono da un progetto denominato 18 più un giorno e che fa riferimento a ragazzi che hanno vissuto in case famiglia nel territorio di Perugia. Una volta compiuti 18 anni, purtroppo la legge non risponde più. Attraverso questo progetto del 18 più 1 finanziato dalla Regione Umbria, attraverso l'assessorato al welfare, la Carla Casciari e la cooperativa Polis, abbiamo potuto in qualche modo investire dei soldi in operatività al fine di poter dare continuità educativa a questi ragazzi che, non avendo nulla da fare perché al momento sono disoccupati, quindi in difficoltà per raggiungere un'autonomia personale individuale, hanno deciso che invece di stare per strada a fare nulla prendiamo una zona e la ripuliamo. Abbiamo scelto di ripulire questa parte del Lido perché a loro è cara, vivono Ponte San Giovanni come una loro zona, vedendo quel posto che era diventato hanno deciso di ripulirlo tutto e di conseguenza farci qualcosa di creativo. L'abbiamo sposata in pieno perché riteniamo importante avere punti, diciamo, di riferimento dove i cittadini si possono incontrare al di là di quello che può essere il mercato, perché Ponte San Giovanni ha bisogno, diciamo, di aggregazione. Speriamo che nel tempo la cosa possa, diciamo, estendersi ulteriormente. Ancora la cittadinanza non è a conoscenza di quello che è questo mercatino, ma pian piano, diciamo, con una sorta di tam tam tra i cittadini speriamo di arricchirlo sia nei soggetti che espongono che naturalmente anche nella partecipazione. 9 maggio con Farmers Market si è dato il via al progetto, con la presenza di una ventina di stand che hanno appunto richiamato le tematiche relative alla terra e all'artigianato.